Ciao, grandissimi, sono Indo ragazzi, sono qua oggi a portarvi questo nuovo video. Ragazzi, finalmente iniziamo la nostra serie sui rami degli assassini. Infatti ragazzi, oggi partiamo con il ramo principale degli assassini, che sono gli assassini del Levante, quindi il ramo levantino della confraternita degli assassini. Ragazzi, in questo video vi ne parlerò un po' della storia, degli eventi principali a riguardo e delle caratteristiche principali di questo ramo della confraternita. Innanzitutto, ragazzi, questo ramo levantino aveva come sedi principali Masyaf, Gerusalemme, Damasco, Acre, Tiro e Alamut, quindi luogo era la Terra Santa. Era di religione principalmente atea. La sua fondazione, ragazzi, non si sa bene precisamente, comunque si sa che erano già operanti nel XII secolo e la data della loro riorganizzazione è il 1247. E tra i membri di principale rilievo abbiamo ovviamente Al-Mu'alim, tutti la famiglia Qiblahad con Umar Al-Tayyir Darim, Hamad e Abbas Sofyan, e gli Al-Saif, quindi Faymen, Malik e Kadar. Questi qua sono i membri principali degli ordini del ramo levantino della confraternita, ma parliamo un po' della storia di questo ordine. Infatti, ragazzi, questo ramo del Levantino, quindi gli assassini del Levante, sono chiamati anche Ashashin, ed è il ramo dell'ordine degli assassini da cui poi si formarono tutte le varie confraternite del globo, quindi è il ramo da cui nacque tutto. Come abbiamo detto, operarono in Terra Santa già durante il XII secolo e occuparono un ruolo fondamentale nell'assicurare la pace durante le invasioni, chiamiamo così, le chiamo invasioni, ma sono le crociate da parte dei Templari. Inizialmente era sotto il comando di Al-Mu'alim, che era il mentore, sotto cui il comando subirono molte incursioni da parte dei saraceni, del sultano Salah al-Din e dall'esercito crociato, che era diciamo appunto una facciata dei Templari, ecco. Durante la terza crociata, però, questo ordine subì un grosso stravolgimento. Infatti, durante appunto la terza crociata, ottennero una mela dell'Eden rinvenuta sotto il tempio di Salomone, e incaricato di recuperare questo manufatto era uno dei principali e più importanti assassini dell'ordine, nonché il maestro assassino Al-Tayyir Bilahad, affiancato da Malik e Kadar Al-Saif. Però la sua arroganza in queste missioni gli costò agli assassini e a lui moltissime perdite. Infatti il gran maestro templare Roberto di Sable arrivò perfino alle porte di Masyaf, che era il quartier generale degli assassini, per assalirli appunto. Però, nonostante tutto, gli assassini riuscirono a difendere il loro quartier generale di Masyaf, a tenere la vittoria e la mela dell'Eden. Successivamente, ragazzi, ci vediamo un po' nella storia, sappiamo qua tutti benissimo come andò a finire con questa storia, cioè Assassin's Creed 1, con Altair che scoprì che Al-Mu'alim era un traditore, lo uccise e prese il suo posto al rango di mentore. Divenuto tale proprio mentore, Al-Tayyir ampliò considerevolmente il campo di attività della confraternita degli assassini e applicò moltissime modifiche sia nell'equipaggiamento degli assassini che nel loro stile di vita, eliminando moltissime pratiche e rappresentazioni di fedeltà che considerava inutili. Inoltre, Al-Tayyir si occupò in prima persona di svelare il tentativo di ripresa dei Templari nell'isola di Cipro. Poco dopo sventò anche la minaccia mongola di Genghis Khan, che si credeva essere in possesso di una delle spade dell'Eden. Però, durante l'assenza di Al-Tayyir per sventare questi vari pericoli, quindi a Cipro e con Genghis Khan, il suo rivale Abbas Sofyan attuò in golpe, prendendo il diritto di governare e controllare il ramo levantino. Però durante la sua guida gli assassini ebbero un periodo davvero buio e triste, durante il quale persero tutto quello che Al-Tayyir aveva guadagnato. Però quest'ultimo, al suo ritorno, rivendicò il titolo di mentore dopo il suo esilio a Alamut e riprese in mano completamente la confraternita. Dopo anni, ragazzi, l'ordine degli assassini cominciò ad espandersi. Perché? Gli assassini levantini accolsero dei viaggiatori veneziani, Niccolò e Maffeo Polo, che divennero importanti membri della confraternita, in quanto ragazzi successivamente fondarono il ramo turco e il ramo italiano dell'ordine degli assassini. Però ragazzi, le continue, insistenti e opprimenti incursioni mongole sciolsero in seguito il ramo levantino, da cui poi vennero appunto fondati tutti i rami dell'ordine presenti nel globo. Infatti ragazzi, qua ci stiamo ricollegando a quando morì Al-Tayyir Ibn Lahad.
con tutti gli assassini del ramo levantino che abbandonarono Masyaf proprio per colpa delle incursioni mongole. Ma nonostante lo scioglimento del ramo levantino, avvenuto dopo la presa mongola di Masyaf appunto, gli assassini del Levante vennero riformati e divennero nuovamente attivi anche nel periodo del Rinascimento. Infatti nel 1511 erano guidati dal Gran Maestro Assassino Muhir, che lo stesso anno però venne catturato dalle autorità mamelucche perché stava tentando di indebolire la forte Gilda di Gerusalemme. Però per fortuna dei confratelli del ramo turco inviati, ecco qua che incomincia ad espandersi l'ordine, inviati da Ezio Vittoria da Firenze, riuscirono a salvarlo 2 giorni prima dell'esecuzione. Successivamente, ragazzi, si parla di una varia alleanza tra gli assassini del Levante e i confratelli ottomani. Vi faccio un esempio: infatti eliminarono un traditore della confraternita nei pressi della Cappella dell'Ascensione e fermarono un complotto tra il sultano di Damasco e l'alto comando dei Safavidi ai danni della città di Bursa. Questa alleanza fra assassini del Levante e assassini ottomani riuscì a portare un periodo di prosperità e riuscirono ad eliminare tutti i loro nemici. E qua, ragazzi, al Rinascimento diciamo che giunge la fine della storia di quanto sappiamo noi riguardante il ramo degli assassini, il ramo levantino degli assassini, che poi, come ho detto, è stato il ramo iniziale da cui nacque tutto l'ordine degli assassini, in cui si diffuse per tutto il mondo. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Ho riassunto molto la storia del ramo levantino degli assassini perché sennò diventava molto molto lunga. Spero comunque vi sia piaciuta e interessata. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questa serie e su quale altro ramo volete che faccia il prossimo video. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Mi raccomando, mi piace e commento. Ciao!